Nello Musumeci è tornato ieri su Inebro di al fianco di due dei candidati all'ARS, Nino Germanà, esponente di Forza Italia, che al Palatenda di Brolo ha proposto la sua convention, e quindi a Sant'Agata Militello presso il comitato di Antonio Ortoleva, candidato di Fratelli d'Italia Noi con Salvini. Musumeci ha rivendicato i suoi anni di buona amministrazione alla guida della provincia di Catania ed il suo impegno costante contro la mafia, sottolineando alcuni passaggi chiave del suo programma per il territorio. È un'area che è rimasta ai margini dell'agenda politica regionale. Credo che qui ci sia bisogno di più Stato e di più Regione ed è un impegno che mi sento di assumere con tutti se il 5 di novembre dovessimo, come sembra, assumere la guida di questa Regione. Se la gente non è contenta di questi 5 anni di sciagura crocettiana, deve fare in modo di evitare che ci sia un'altra sciagura ancora più pericolosa, che è quella dei grillini. A Sant'Agata Militello Antonio Ortoleva ha quindi proposto la sua prima candidatura all'ARS dopo un'esperienza nel passato come consigliere provinciale. Al suo fianco il senatore Bruno Mancuso e l'ex parlamentare Sebastiano Sansarello. Con impegno, energia, determinazione, voglia di fare, dietro questa consapevole presenza del candidato presidente Nello Musumeci, che sicuramente saprà ben interpretare le esigenze del nostro territorio dei Nebrodi.